Ecco, grazie. Grazie dottore, grazie, benvenuti a tutti, benvenuti ragazzi, benvenuti agli amici di Estra e grazie per questa esperienza, per raccontarcela e per aver messo in piedi questa buona pratica. Noi siamo convinti, io parlo per le iniziative che la Regione Toscana sta mettendo in campo, che ci sono due ottimi motivi per proseguire con questa esperienza. La prima è naturalmente investire sui giovani. Guardate, a me capita spesso, anche nei giorni passati, di andare a inaugurare le start-up, di parlare con loro. Hanno veramente una marcia in più, hanno grandi idee e credo che sarebbe un tragico errore non intercettare la loro voglia comunque di cambiare questo mondo, e lo dobbiamo fare dandogli però l'opportunità di crescere. Credo che questo è un buon modo per crescere, andare a verificare esperienze in altri paesi, in altre aziende, e andare a mutuare se possibile delle buone pratiche per riportarle anche nel nostro paese. Il secondo buon motivo è che la Regione Toscana, io parlo di questa, mi scuseranno i rappresentanti delle altre regioni, ma oggi siamo qua in questo luogo, la Regione Toscana ha investito moltissimo sul paesaggio. Siamo convinti che sarà la vera sfida nel futuro, anche dal punto di vista economico, di ripresa del territorio, investire su questo straordinario patrimonio che abbiamo da conservare, che naturalmente è stato antropizzato in maniera a volte un po' non corretta e che noi attraverso il piano del paesaggio abbiamo cercato di fermare. Quindi ci sarà sempre più bisogno di persone che lavorano nella green economy, di aziende che investono in questo settore, di imprese che si rivolgono alla trasformazione della propria attività in un'ottica di sostenibilità, di risparmio delle risorse, perché queste stanno sicuramente finendo. Quindi due buoni motivi che hanno un filo rosso, che è il futuro. Il filo rosso è il futuro della vostra generazione ragazzi, della generazione vostra e di quella che a venire. Non siamo autorizzati a distruggere questo nostro paesaggio, questo nostro mondo, perché consegneremo, lo stiamo già forse facendo, un mondo più brutto, più scuro, meno vivibile. Quindi questo è il filo rosso, è il futuro delle nuove generazioni dal punto di vista del rispetto dell'ambiente, del rispetto delle risorse e dal punto di vista dell'opportunità di lavoro, che credo in maniera intelligente si stia cercando di coniugare tra la formazione tra la formazione scolastica e il mondo del lavoro, tra domanda ed offerta. Bisogna sempre di più star collegati tra la scuola, io vedo qua dei dirigenti regionali. La scuola deve seguire e deve non pilotare l'offerta, perché naturalmente le aspirazioni dei giovani ne dobbiamo tener conto, però pagheremo dei prezzi ancora più alti se continueremo a non indirizzare l'offerta formativa rispetto ai bisogni economici, produttivi di questo nostro Paese. Faccio questo esempio stupidissimo che non calza con la green economy. Noi stiamo soffrendo ora in questo momento di mancanza di anestesisti. Sapete che significa? Che il mondo della scuola non ha formato abbastanza figure professionali con quella specializzazione per mandare avanti le sale operatorie in questa regione. Questo è solo un piccolo esempio per dirvi che questo scollamento crea delle difficoltà enormi, e siccome lo scollamento, quando si parla di green economy, sarebbe un peccato mortale, perché quello che sprechiamo non ci è naturalmente in termini di risorse restituito, in termini non solo di risorse ambientali ma anche di risorse umane, che sono i nostri giovani, che speriamo all'estero trovino la voglia, lo spirito per ritornare nel nostro Paese, che forse all'estero non troveranno bello così, per pensare che quello che vedono, dove vivono, l'ambiente che li ha in qualche modo fatti crescere, ha la necessità della loro capacità di inventarsi qualcosa per rendere sostenibile questo nostro essere. Quindi grazie a Estra, grazie al Presidente, grazie a tutti coloro che hanno lavorato in questo progetto, perché so essere molto complicato, seguire, quando si parla di giovani non si può sbagliare, quindi credo che sia una grande opportunità per loro, da parte della Regione anche la vicinanza ad un progetto che dovrà proseguire. Speriamo di poter ancora mettere a disposizione le risorse europee per quello che sarà possibile nei POR, quindi buon lavoro, e se siete stati, ora dovete restituire a questo nostro Paese tutto quello che avete che avete imparato. Il divertimento ve lo tenete, a noi ci restituirete solo le buone pratiche. Grazie ragazzi. Grazie.